a essere vittoriosi della malattia.
Carrara c'è l'immagine venerata della Madonna del Popolo che ha protetto Carrara in tante occasioni. A Massa c'è l'immagine del Crocifisso che ha protetto Massa in tante occasioni. Ancora una volta ci rivolgiamo a Maria, ci rivolgiamo a Gesù, che sia davvero la nostra protezione. Per queste persone e per noi preghiamo. Ascoltaci, Signore. Oh Signore, ascolta la preghiera della tua Chiesa. E per l'intercessione della Vergine Maria, Madre del Carmelo, concedi quanto ti abbiamo chiesto per Cristo nostro Signore. Amen. Padre Santo, Dio onnipotente.
prudente ed eterno, ma è soprattutto dolce e doperoso magnificare il tuo amore per noi nel devoto ricordo di Maria sempre Vergine. Nel mistero della redenzione tu l'hai scelta, cooperatrice del tuo figlio, madre e modello della Chiesa. Mistica stella del Monte Carmelo, Maria illumina e guida i suoi figli che ha rivestito del santo abito, il segno della sua protezione. Con bontà materna e lo splendore della sua bellezza ci attrae a te sulla via della perfetta carità, perché nella contemplazione del tuo volto annunziamo ai fratelli le meraviglie del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli del cielo, proclamiamo la tua gloria.
Thank you.
la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Grazie.
mirabili del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imitatori delle virtù della Beata Vergine Maria coloro che si sono consacrati al suo servizio, per Cristo nostro Signore. Amen. Mi senti per mezzo minuto, e mi pare giusto, no? Ringraziare chi? Coloro che sono qui, sono in voi. Luigi Giovanni. Dunque, cosa vuol dire? Vuol dire che siamo ultra fortunati, super fortunati, perché una parrocchia con tre sacerdoti a disposizione, non ce l'hai, non so se c'ha il Papa, c'è un capo, insomma, tre sacerdoti a disposizione. E che sacerdoti? Io certo lo sottoscritto. Che sacerdoti? Quindi grazie a Luigi, grazie a Giovanni. Quanto è il Carmelo? È un monte. Il Carmelo è un monte. Sono stato sul Cusna. 2000 e qualcosa. Ci sono andato perché mi hanno coperto, altrimenti la messa un po' di gatto, tocca dirla a me, infatti la domenica sono sceso, la domenica mi hanno coperto loro, e ho potuto fare qualche giorno di riposo, mi pare che ha necessità questo. E anche noi diventiamo dei bandieri spaterati, si mette nel cervello qualcosa. Beh, dal Cusna si vedono le mani delle Alpi Marittime, si vedeva a mezza Liguria, si vedeva a Spezia, di qua si vedeva a Pisa, di Livorno fino a Calabria. Terzo dei Italia, cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo avere un po' di prospettiva, perché dall'alto si vedono in prospettiva tante cose. La prospettiva, secondo me, anche di Carrara, è che non nasce più nessuno. Voi dite, ma che c'entra questo col Vangelo? Come che c'entra? E se non c'è la famiglia? Ci sono i figlioli? E no, a un giovane che ho incontrato su Garbagliana e che scherzando gli dico, ma si è sposato? Se è papà? E no! Gli ho detto, ma sei lebroso? Sono bacchioli, la mentalità è per tutto così. Ma scherziamo, sposarsi mentre non i figlioli? Ma chi vuole fare? Ora, queste sono cose che fanno tremare per i posti, ma non per i. Dunque, nella guida del 1956, quindi non si è contato, di Ricci, di qualcuno di voi è conosciuto, della di Castelboccio, Ricci Angelo, il nuovo di Carrara abbia 6.600 abitanti. Ora qui c'è una persona, il nostro Paolo, che si interessa di queste cose. Secondo te, Carrara raggiunge 6.000 abitanti? Oh, ecco, quindi la parrocchia del Popolo aveva 6.600 abitanti, 1955, quindi non 54 secondi. Quindi io credo che alla Madonna stasera, con lo scapolare, con tutto quello che c'è nel tedesco, possiamo aggiungere questo. Queste famiglie bisogna che cominciano a fiorire, se non mi consultate. E allora, grazie a tutti, e preghiamo, ce ne sta da fare altro. Grazie. Grazie. Sempre ringraziamo voi, perché senza di voi la circolazione sarebbe stata sicuramente povera, avete sfidato il caldo e anche il coraggio di sfidare il Covid. Ringraziamo la Corale che è sempre presente in questo bellissimo servizio di voce. Ecco, ringraziamento anche il servizio curativo, è sempre importante. Il vescovo ora darà la benedizione finale, inclusa con la benedizione degli scapolari. Quindi tutti i vostri scapolari che avete portato per essere benedetti saranno benedetti dal vescovo con la benedizione specifica e conclusiva della celebrazione. Il Signore sia con voi. O Dio, autore e perfezionatore della santità, che chiami alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità coloro che hai fatto nascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, guarda con benevolenza coloro che vogliono ricevere devotamente lo scapolare del carmine, che porteranno diligentemente come segno della loro offerta alla Vergine Maria del Monte.
che lasciandosi amare dalla Vergine e deformi all'immagine del tuo Figlio Gesù Cristo, e dopo aver percorso felicemente il cammino della vita, possano entrare nella gioia della tua casa per Cristo nostro Signore. Amen. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.